Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: Non andate fra i pagani, e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.